Allora, intanto un cordiale buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo appuntamento di ANCIP Academy con il ciclo di webinar dedicato alla cultura d'impresa, ANCIP per la cultura d'impresa. ANCIP è l'Associazione Nazionale dei Consulenti d'Impresa che raggruppa oltre 24 discipline professionali ed è il primo network multidisciplinare professionale in Italia. Questo ciclo di webinar è iniziato esattamente un anno fa, con, devo dire, crescente successo, visto anche il numero dei partecipanti a questo evento. Oggi parliamo di un argomento quanto mai delicato e anche particolarmente sentito che è il sovraindebitamento. Ne parliamo con due esperti, due specialisti e mi permetto di dire anche due aderenti ad ACIP. Orgogliosamente rivendico appunto questa cosa, l'avvocato Angelo Della Pietra, tra l'altro anche delegato regionale per ACIP, e l'avvocato Monica Mandico, esperta e conosciuta esperta a livello nazionale di questa materia. Io non voglio assolutamente rubare del tempo a quella che è la relazione dei nostri due ospiti perché, ripeto, l'argomento è particolarmente interessante e particolarmente di interesse. Allora, passo subito la parola all'avvocato Angelo Della Pietra. Grazie. Ci sei? Perfetto. Eccomi, mi sentite? Sì. Ok, buonasera a tutti gli amici di ANCIMP e non solo, a tutti gli intervenuti. Grazie al dottor Verdone per l'opportunità che ci ha dato oggi. Allora, il tema, è, l'abbiamo detto prima nella introduzione, è spigoloso perché tratta di un tema, diciamo, dei giorni nostri, del sovraindebitamento, la famosa legge salva suicidi. Particolarmente ci tenevo a riproporre questo tema perché tu, Carlo, ne hai trattato anche nei tuoi precedenti webinar, però io... diciamo, mi era venuta questa idea di riproporlo perché almeno per quanto riguarda nella nostra regione la procedura non è troppo ancora conosciuta, eppure è una legge importante perché ci consente di salvare situazioni che a volte sembrano veramente al limite sostanzialmente. I sovraindebitati, le persone che purtroppo non riescono a far fronte ai debiti e quindi si trovano in una situazione di, come dire, di nell'oblio e arriva questa legge che consente loro a volte di dimezzare il debito tramite una procedura che poi ci racconterà benissimo l'avvocato Monica Mandico e consentendo insomma di dimezzare gli interessi. Il tema di oggi però affronta il sovraindebitamento cagionato anche dal sovrafinanziamento, perché il sovraindebitamento è cagionato non solo dalla molteplicità dei debiti, ma anche dal superamento dei limiti alla finanziabilità del sistema creditizio, logicamente. Quando si superano i normali limiti di tollerabilità previsti dalla legge, e parlo ovviamente dei cosiddetti mutui fondiari stabiliti dal testo unico, articolo 38, testo unico bancario dell'80%, si va in sovrafinanziamento.
E questo cagiona non poche difficoltà, benché ci sono state numerose sentenze che abbiano praticamente negato questo limite, a volte lo si supera e ci si trova in condizioni di sovrafinanziamento. Però non voglio dilungarmi troppo in questo, passo subito la parola ad un'esperta, ad un tecnico della materia, il presidente dell'associazione sociale dello sportello creditizio di Napoli, l'avvocato Monica Mandico, che ci illustrerà questa particolare problematica del sovrafinanziamento legato al sovraindebitamento. A te la parola, Monica. Grazie Angelo. Ti ringrazio per l'invito, ringrazio anche il dottor Verdone e soprattutto tutti i professionisti che oggi insomma, hanno trovato il tempo per la formazione. Mi è stato assegnato questo tema che riguarda fondamentalmente un aspetto rilevante di quello che è stata poi la riforma. Se mi permettete, diciamo, nel mio discorso, che cercherò di concentrare considerata la tempistica, farò una premessa, indicherò, diciamo, sia pure sommariamente quelle che sono state le novità della riforma natalizia che si è avuta proprio il 25 dicembre del 2020 e poi parlerò in maniera un po' più approfondita di quello che è il merito creditizio, di quella che è il concetto di meritevolezza invertito, diciamo così. Parto subito col dire che l'emergenza sanitaria derivante appunto dalla pandemia da coronavirus, che ha colpito il mondo, diciamo, dal mese di gennaio 2020, ha determinato una crisi sanitaria, economica e finanziaria, sociale e politica di cui tutti noi stiamo ancora vivendo le conseguenze, che ha inciso inevitabilmente sulle nostre abitudini di vita, sui modi anche di lavorare. La crisi economica è stata generata dal blocco delle attività produttive, industriali, commerciali, per il contenimento proprio dei contatti sociali, del contagio. Ancora oggi noi siamo in zona rossa. Ha prodotto i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilità finanziaria dei consumatori, delle piccole e medie imprese, pensiamo alla moltitudine appunto dei lavoratori autonomi, sui quali poi si è disvelato ancora di più con maggiore intensità il fenomeno del sovraindebitamento delle famiglie in generale, dell'insolvenza civile. Quello che mi preoccupa è, con i vari rimandi dello stesso Draghi, e venerdì si dice che verrà emanato questo decreto sostegni, sono ovviamente queste scadenze delle cartelle esattoriali. Cosa faremo? Cioè, prima o poi questa sospensione, questo congelamento ripartirà. E se è vero, da un lato, ieri partecipavo ad un evento di formazione dove è intervenuto il presidente del Tribunale della Fallimentare, il presidente Scoppa, che accennava al fatto, è vero, c'è crisi, è una crisi latente, è una crisi nella quale non è ancora esploso il numero di ricorsi alle procedure di sovraindebitamento, di ricorsi alle nuove procedure di concordato o fallimentare. La disciplina sulle procedure di sovraindebitamento è diretta a mostrare come le procedure di composizione della crisi sono oggi, ancora più di ieri, un efficiente rimedio all'eccessiva esposizione debitoria del consumatore o della piccola e media impresa, ricordiamo, sotto soglia fallimentare, è il requisito soggettivo fondamentale. È un elemento fondamentale quello della possibilità di accedere a queste procedure a fronte dell'erosione, diciamo, delle disponibilità economiche dei nuclei familiari, e quindi è l'incapacità di molti di questi soggetti, delle piccole e medie imprese, ad adempiere agli obblighi finanziari che con lo stato di emergenza sono ancora più schiaccianti come peso debitore. La grave crisi economica e finanziaria che l'Europa ha dovuto affrontare dal 2008 in poi e negli ultimi 10 anni ha fornito al legislatore, diciamo, forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese, che siamo arrivati in ritardo rispetto agli altri paesi europei e anni luce rispetto all'America, dove le procedure di sovraindebitamento già si applicavano e venivano utilizzate da anni per combattere e risolvere, diciamo, le insolvenze dei soggetti non fallibili. Tuttavia, la materia del sovraindebitamento è stata toccata dalla riforma organica che di recente è stata riscritta
dal legislatore, proprio dedicata alle procedure concorsuali, come accennava prima il dottor Verdone. Il legislatore, proprio a fine di colmare le lacune e le complessità applicative di questa legge, che è entrata in vigore nel 2012, ma praticamente non ha attecchito, diciamo, come ci si aspettava, il legislatore cosa ha fatto? Ha avviato un ambizioso intervento riformatore, prima con una legge delega del 2017, la 155, e poi grazie a questa legge delega ha approvato il decreto legislativo del 2019 numero 14, recante proprio il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha quindi riformato l'intera materia delle procedure concorsuali, ivi compresa la materia delle procedure di sovraindebitamento, espressamente abrogando a decorrere dalla sua entrata in vigore la legge 3, perché viene assorbita da questo codice della crisi e dell'insolvenza, e che regolamenta e regolamenterà fondamentalmente tutte le procedure che si applicheranno al consumatore, al lavoratore autonomo, all'imprenditore minore escluso dalla legge fallimentare, all'imprenditore agricolo, all'imprenditore cessato, al socio illimitatamente responsabile, al fideiussore, alle start-up innovative, ai condomini, alle associazioni professionali o studi professionali, ma anche al professionista, al lavoratore autonomo, all'artista, alle società semplici costituite diciamo per l'esercizio, agli enti privati non commerciali, fondazioni, insomma enti lirici anche, insomma una platea enorme di soggetti che possono accedere alle procedure di composizione della crisi. Però attenzione, questa legge, questa procedura del codice della crisi, come ben sapete, che doveva entrare in vigore il 15 agosto del 2020, ossia trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione del decreto del 2019, ha avuto un arresto. Un arresto dovuto a che cosa? Appunto all'emergenza per la pandemia, che con il decreto legge numero 23 del 2020, il decreto liquidità, sono state disposte delle misure che praticamente hanno mirato a sostenere la continuità aziendale delle imprese in crisi, e quindi per l'effetto che hanno fatto, hanno prorogato l'entrata in vigore del codice della crisi. Tra queste misure, ovviamente, diciamo, la situazione è stata sollecitata per richiedere in via anticipata almeno uno straccio di quelle che potevano essere misure idonee proprio a salvaguardare quelle erosioni di cui vi accennavo prima, che ha colpito le famiglie e le imprese. Quindi hanno tentato più di una volta l'anticipazione e l'estrapolazione nell'ambito del codice della crisi della riforma delle procedure di sovraindebitamento, e ci sono riusciti dopo diversi tentativi un gruppo di parlamentari, così tanto da ottenere, quindi anziché aspettare l'entrata in vigore del codice, che non si sa se entrerà in vigore o meno a settembre del 2021, vi do la conferma che non si sa se è entrata in vigore, mi sono confrontata anche con altri giudici e insomma aggiornata sull'argomento, ma è probabile che o verrà slittato o verrà ulteriormente modificato. Fatto sta che con una riforma, la riforma natalizia, il regalo di Natale, abbiamo ottenuto un anticipo, diciamo così, di quella parte del codice della crisi d'impresa che dovrebbe entrare in vigore, come detto, a settembre, e quindi è stato anticipato la riforma che riguarda appunto la procedura di sovraindebitamento, per sveltirne e semplificarne insomma l'utilizzo, per cui sono state introdotte le procedure familiari che riducono i tempi e i costi, la legge di riferimento, questa legge che ha anticipato la legge, diciamo, del regalo di Natale, la legge 176 del 2020. Quindi abbiamo la legge 3 del 2012, che è stata in parte modificata dalla legge 176 del 2020, e poi abbiamo il codice della crisi d'impresa, per cui abbiamo poi un miscuglio di queste normative che non si sa cosa accadrà a settembre, se verranno integrate, rimodulate. Quindi cioè un po' ci sarà sicuramente un po' un intervento ulteriore di tipo chirurgico che dovrà sistemare queste
come dire, interventi a macchia. Gli emendamenti che sono intervenuti anche sul requisito di meritevolezza del debitore, che ha spesso limitato l'accesso alle procedure e ha avuto un'applicazione giurisdizionale poco uniforme. L'esclusione scatta oggi solo nei casi di colpa grave, malafede o frode. È stato quindi ampliato anche il raggio d'azione della legge ai debitori incapienti, ossia chi non ha patrimonio, chi non ha beni mobili o immobili da mettere a disposizione della procedura, perché in soldoni la procedura, sapete bene, si basa molto sui piani di rientro, no? Il piano del consumatore e l'accordo con i creditori si basano sul fatto della possibilità che il consumatore, per sistemare la sua massa debitoria, grazie anche a un intervento di falcidie per ridurre questi debiti, lui, grazie al suo eventuale stipendio, che magari viene ripulito dalla eliminazione della cessione del quinto della delega, potrà, detratta la somma che gli serve per vivere, mettere a disposizione quella quota parte per così, attraverso un piano di riparto, riuscire a soddisfare con un'unica rata i vari creditori. Ebbene, chi non ha niente a disposizione, prima diciamo non poteva accedere, no, alla procedura, anche se ci sono stati tribunali di Napoli Nord o comunque, se non erro, a Bologna, ci sono stati dei casi in cui sono state aperte delle procedure già ante riforma di omologazione di soggetti, di procedure di soggetti incapienti, ossia chi è privo del patrimonio e quindi che può godere di questa opportunità di cancellare i debiti per una sola volta nella vita e con l'impegno di pagare i creditori, se nei successivi 4 anni avrebbe ottenuto o ottiene, insomma, redditi sufficienti a saldare almeno il 10% dei crediti. L'applicazione della riforma consente l'accesso alle procedure anche ai soci illimitatamente responsabili, i soci delle società in accomandita semplice, delle società in accomandita per azioni, insomma, e introduce fra i debiti ristrutturabili quindi anche le cessioni del quinto. La legge quindi 176 del 2020, meglio nota come legge di conversione del decreto ristori, ha inciso quindi in maniera sostanziale, anticipando quindi quelle che sono norme a favore del debitore civile, già contenute nel codice della crisi e che a causa di questo differimento al 1 settembre 2021 non sarebbero state applicate in maniera ingiusta, considerato il momento di emergenza epidemiologica. Quindi l'intenzione e la ratio del legislatore qual è? Quella di mettere a disposizione di famiglie e imprese in difficoltà nuovi e maggiori strumenti per superare la crisi economica e finanziaria attraverso l'introduzione proprio di specifiche norme in materia di sovraindebitamento. La legge non è stata stravolta tutta, ma c'è stato, diciamo, un intervento, come dicevo prima, di tipo chirurgico. Il legislatore quindi è intervenuto sul tema del sovraindebitamento in maniera doppia, diciamo così, in maniera doppia perché è intervenuto sia attraverso un decreto ad ottobre, il decreto cosiddetto correttivo, che ha modificato le norme sul sovraindebitamento contenute nel codice della crisi, e faccio riferimento al decreto 147, e poi è intervenuto con questa legge, la riforma di Natale 176. Sembrerebbe che queste innovazioni introdotte con la riforma renderanno, diciamo, più agevole, abbiamo detto, l'accesso. Questo lo vedremo soprattutto grazie agli operatori del diritto, cioè gli avvocati, gli advisor e quelli che saranno poi gestori della crisi e che fanno parte degli organismi di composizione, che dovranno, ecco, cercare di riuscire a fare dei piani e a rendere effettivamente operativa e applicativa questa riforma, questa novella. Al fine di procedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessario, come ben sapete, essere in possesso di determinati presupposti soggettivi oltre che oggettivi. E con la regolamentazione sovraindebitamento si può dire che si vanno a disciplinare tutti i fenomeni di insolvenza non regolabile attraverso le procedure concorsuali.
Quindi tutti quei soggetti a cui non è applicabile la legge fallimentare hanno la possibilità di poter utilizzare le procedure da sovraindebitamento. E al soggetto ovviamente sovraindebitato meritevole di tutela potrà liberarsi così definitivamente di questi debiti per reinserirsi nel sistema economico nazionale, per evitare la minaccia dell'usura o dell'estorsione e per riprendere, diciamo, la sua vita e evitare di far parte di un'economia sommersa. Possono accedere alla procedura quindi tutti coloro che si trovano in una situazione o condizioni di sovraindebitamento, cioè un perdurante squilibrio, no, tra le obbligazioni che sono state assunte quando magari ce lo si poteva permettere, no? La persona poteva in un modo o in un altro adempiere a quegli obblighi, perché aveva uno stipendio, perché c'era l'aiuto del papà in casa, perché la moglie lavorava, insomma c'era la possibilità di poter sostenere quel finanziamento o quel mutuo. Si verifica durante il percorso o un indebitamento graduale o un evento sopravvenuto, che può essere anche una separazione, può essere una perdita di lavoro, in questo periodo la cassa integrazione, per cui c'è uno squilibrio tra quelle obbligazioni all'epoca assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini, diciamo, quella rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente. Il sovraindebitamento è dunque un'ipotesi ampia di insolvenza definita proprio come incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni. Non si può utilizzare il sovraindebitamento come bancomat o come escamotage per poter, non pagare i propri debiti. Quindi badate bene, bisogna fare molta attenzione nel momento in cui si fa l'istruttoria di una pratica, nel momento in cui ci si confronta con il cliente o l'utente. Il cliente nella qualità, in quel caso, di avvocato, di advisor, bisogna analizzare, interrogarlo con attenzione, acquisire tutta la documentazione possibile, capire nella ricostruzione delle sue passività per quale motivo si è indebitato, il ricorso al finanziamento consumeristico è una cosa normale, si comprende, ma quando questo ricorso è gestito in modo tale da strumentalizzarlo ad un tenore di vita superiore, diciamo, alle proprie possibilità, c'è da interrogarsi. Oppure quando c'è un'intenzionalità nel assumere delle obbligazioni, ma l'intenzione, come dicevo, di non volerle poi adempiere successivamente o agire in modo tale da ridurre le garanzie o le capacità di recupero di un creditore, ebbene lì bisogna stare attenti, perché vuol dire che c'è un atto in frode, cioè un comportamento colpevole, scellerato, che rende quel soggetto certamente non meritevole. Nell'ambito delle valutazioni dei requisiti di ammissibilità alle procedure si deve tener conto del fatto che non ci si può servire del procedimento, quindi di composizione, solo per sgravarsi da debiti che comunque, anche se non alla scadenza, si possono più o meno pagare. Quindi attenzione, ecco, al professionista che prende in incarico una procedura. Se il sovraindebitamento rappresenta una condizione oggettiva e fondamentale per l'attivazione delle procedure, badate bene, perché altrimenti i giudici, diciamo, che oggi sono diventati paradossalmente ancora più severi con questa entrata in vigore, bisogna superare vari filtri per poter convincerli ad ottenere l'omologazione, anche perché per la maggioranza di piani del consumatore, vi dico già da ora che i creditori la maggioranza faranno delle osservazioni, sia pure inflazionate, ai vostri piani, alle vostre proposte. Prima magari non si presentavano nemmeno in udienza, potrà capitare che il giorno prima dell'udienza fanno delle osservazioni, quindi bisogna essere pronti. La preventiva analisi valutativa deve essere oggetto di una specifica verifica da parte del professionista, sia quando riveste la qualifica di gestore della crisi, che ha enormi responsabilità amministrative, contabili. Il gestore della crisi, quando prende un incarico, deve relazionare di continuo l'OCC,
deve rispondere in maniera anche continuativa all'utente o all'avvocato dell'utente, per evitare di incorrere in responsabilità. Badate bene che il gestore viene coinvolto nella vita di una persona sovraindebitata che magari sta perdendo la casa all'asta, che magari sta perdendo il proprio stipendio, che non riesce a mettere il piatto a tavola. La lentezza di un gestore poco avveduto, poco responsabile, diventa con causa anch'esso di una situazione di sovraindebitamento. Quindi chi prende questo incarico deve essere consapevole di queste responsabilità, tant'è vero che i propri gestori hanno un'assicurazione rafforzata della responsabilità civile. E ovviamente questa responsabilità riguarda in maniera diversa lo stesso advisor, lo stesso avvocato. Nel nuovo codice della crisi però si dà, diciamo, uno spazio importante, un valore importante a quello che è il concetto, come abbiamo detto, di meritevolezza. Diciamo molto brevemente che però l'indebitato, prima di giungere già a parlare con maggiore approfondimento, può accedere a tre piani fondamentalmente. Il piano del consumatore, che è riservato alle persone fisiche che agiscono per finalità non imprenditoriali, per ristabilire un equilibrio economico-finanziario e ottenere l'esdebitazione. La procedura è sottoposta al giudizio espresso del giudice designato, e questo, non, a differenza dell'accordo, non è condizionata dal voto appunto dei creditori, ma i creditori, come dicevamo prima, possono presentare delle loro osservazioni, delle loro contestazioni, che possono quindi rendere meno agevole il percorso per l'omologazione. Ed è proprio in considerazione della compressione però dei diritti dei creditori che l'omologazione del piano sarà sottoposta ad un incisivo controllo da parte del giudice, proprio sulla meritevolezza, cioè sulla non colpevolezza per lo stato di sovraindebitamento del debitore e sulle incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte al fine di valutare la condotta del debitore nell'assunzione e gestione delle obbligazioni che hanno determinato il sovraindebitamento. Con la riforma 176/2020 si è avuta la sostituzione dell'articolo 6, 2, lettera B, proprio relativamente alla definizione del consumatore, che ora è inteso come appunto la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, e viene inserito anche il consumatore socio illimitatamente responsabile, che può accedere alla procedura, ma sempre purché si tratta di debiti estranei a quelli sociali. Il richiamo quindi è al socio di società in nome collettive, al socio al comandatario, come dicevamo prima, o al socio in accomandita semplice. L'accordo con i creditori, a differenza del piano, invece è l'accordo con il quale praticamente non si richiede il nulla osta del giudice, a cui comunque l'istanza va sempre presentata e in un modo o in un altro comunque alla fine viene rimessa all'ultima parola, ma il voto favorevole del 60% dei creditori. Qualora vi sia l'intesa, il giudice non può rigettare l'istanza. L'accordo con i creditori può essere utilizzato anche per i debiti derivanti da attività economiche, ovviamente, dell'interessato. La legge utilizza la formula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, che trova, diciamo, il suo corrispondente in quella adoperata all'articolo 182 bis della legge fallimentare, per descrivere il contratto compositivo della crisi d'impresa concluso tra il debitore fallibile e il creditore assoggettabile ad omologazione. Quindi in via analogica ripropone questa situazione. Diversamente dal piano del consumatore, nell'accordo è richiesto quindi il consenso di una maggioranza qualificata dei creditori, che però, grazie, diciamo, alla riforma della legge 176, abbiamo visto che relativamente, per esempio, ai debiti tributari o comunque anche
per quanto riguarda i debiti previdenziali, anche se la norma non lo richiama, ma è ovvia l'estensione, indipendentemente dal loro voto positivo, cioè anche se l'Agenzia delle Entrate dice no perché il piano non gli va bene, se il piano invece appare conveniente, viene valutato tale in questo modo dal giudice, allora si applicherà quello che è il cram down, cioè non viene assolutamente considerato il voto negativo, della, come se l'Agenzia delle Entrate e l'ente non avesse peso. Poi c'è la liquidazione del patrimonio, che è la procedura che comporta lo spossessamento, la vendita di tutti i beni del debitore, ad eccezione ovviamente di quelli impignorabili, di quelli necessari per il sostentamento dell'indebitato e della sua famiglia, e la cessione dei suoi crediti. Nella liquidazione non è previsto, non sarebbe previsto un piano di ristrutturazione del debito, ma una formazione di uno stato passivo da parte del liquidatore, la conseguente quindi dismissione dei beni del debitore. Ma questo non vuol dire non mettere a disposizione una quota parte della propria pensione o del proprio stipendio pur di pagare il proprio debito. Andiamo avanti in un percorso di ricostruzione e analizziamo quelli che sono a questo punto i requisiti impeditivi. Cosa cambia? Quali sono i requisiti ostativi all'apertura del piano del consumatore o dell'accordo di composizione della crisi? Il debitore, la debitrice, può essere, abbiamo detto, sia una persona fisica che una persona giuridica, un ente collettivo, e sono esclusi dalla procedura gli enti pubblici. Tra le cause ostative impeditive per il debitore ad accedere alle tre procedure ritroviamo quindi i paletti, già alcuni già noti. Innanzitutto, come abbiamo detto, non bisogna essere, se si è debitore civile, quindi debitore per obbligazioni conseguenti all'attività imprenditoriale, artigianale, professionale, bisogna essere un soggetto sotto soglia, ok? Ma bisogna essere un soggetto sottoposto quindi alla procedura, alla legge fallimentare. Non si può accedere alle procedure se già si è fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti. Praticamente si è fatto ricorso, ma si sono avute delle patologie durante il procedimento e quindi c'è stata un'impugnazione, c'è stata una revoca, una risoluzione, per esempio, della procedura del consumatore o dell'accordo stesso. Oppure quando si è fornita una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale. Molto spesso l'errore è proprio del professionista, no? Che segue il debitore, ma molto spesso questi debitori non si avvalgono nemmeno del professionista, anche perché nella legge non è prevista obbligatoriamente la difesa tecnica, anche se poi nella concretezza è indispensabile la difesa tecnica, considerata che la procedura, si chiama procedura di sovraindebitamento, presuppone non solo una fase stragiudiziale, ma una fase giudiziale nel momento in cui si è pronti per iscrivere al ruolo, per l'eventuale reclamo. Insomma, è necessaria la difesa tecnica, anche se non è indicato come obbligatorio. Non è possibile accedere alle procedure quando si è beneficiato delle sdebitazioni per 2 volte e limitatamente al piano del consumatore, a colui che ha determinato una situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede, limitatamente all'accordo della composizione della crisi per colui che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Quindi, sono questi sicuramente i paletti, e anche il riferimento ai 5 anni, no? Che abbiamo detto prima, fa parte sempre di un concetto ampio di meritevolezza del debitore, dove la meritevolezza deve essere intesa come l'assenza di colpa grave o comunque per aver commesso atti in frode, cioè il sovraindebitato, in altre parole, non deve aver posto in essere o anche non deve aver compiuto atti omissivi che hanno cagionato un danno ai creditori. Cioè vi deve essere un'assenza di dolo. La valutazione del giudice terrà conto del comportamento della persona indebitata. Terrà conto in che modo? Verificherà se il consumatore è stato diligente
se il debitore è stato diligente e quindi la diligenza esclude la colpa grave nella causa di sovraindebitamento, nonché la corretta valutazione al momento dell'assunzione del debito. Me lo potevo permettere, ero già in difficoltà. Insomma, verificare se in maniera consapevole o scellerata ha affrontato l'assunzione di quel finanziamento per far fronte poi al rimborso, se era in grado, insomma. Altro fondamentale aspetto che viene considerato dal tribunale adito e dai creditori ai fini dell'ammissibilità e vantaggio della procedura è la convenienza. Convenienza economica, questa, diciamo, terminologia, che cosa si intende, diciamo, per la convenienza economica? Cioè, vi deve essere un'utilità per i creditori rispetto alle alternative concretamente praticabili. Badate bene, nella riforma viene escluso, diciamo, a carico dell'OCC l'indicazione della simulazione con l'alternativa liquidatoria. Cioè, oggi nella relazione sembrerebbe che non sia più necessario, se si vuole ottenere l'omologa del piano del consumatore, fare la simulazione con l'alternativa liquidatoria, cioè convincere il giudice che è più conveniente fare un piano di rientro anziché spossessarsi del bene. Ma in realtà io ritengo che conviene comunque sempre mettere in evidenza che quel piano che voi state proponendo è più conveniente economicamente rispetto e alla procedura esecutiva individuale, quindi bisogna fare sempre questo paragone e rispetto all'alternativa liquidatoria, per cui il creditore deve essere, dovrà avere una soddisfazione economica diciamo maggiore rispetto alle altre cose, alle altre procedure. L'articolo 7,2 lettera di bis prevede che la proposta di accordo con i creditori o il piano non sia ammissibile se il proponente abbia già beneficiato delle sdebitazioni per due volte. La valutazione circa la meritevolezza del ricorrente, quindi anche in questo è fondamentale per ottenere la esdebitazione, no, delle passività debitorie non soddisfatte. Quindi la meritevolezza, se nel piano del consumatore è il primo step da valutare, nell'accordo viene individuato in una fase successiva. Nella liquidazione del patrimonio viene individuata ancora in un passo ulteriore, cioè in un passo in avanti, perché mentre nella procedura del consumatore il comportamento meritevole è il primo filtro che il giudice va a valutare perché si deve sostituire ai creditori, nell'accordo la meritevolezza si individuerà caso per caso, atto per atto, creditore per creditore, e quindi viene spostata leggermente in avanti rispetto all'apertura proprio dell'accordo. Nella liquidazione del patrimonio posso aver posto in essere anche degli atti in frode, la procedura si apre lo stesso, ma non avrò l'esdebitazione, a meno che non dimostro che quella valutazione iniziale era errata. Ma vale la pena sempre contestarla sin dall'inizio, è sempre meglio contestare un'apertura di liquidazione aperta con in frode, cioè con una valutazione non meritevole di colui che ne ha fatto richiesta. Diciamo che vorrei richiamare relativamente al concetto, diciamo, di meritevolezza, vorrei richiamare, diciamo, un'idea che si sta portando avanti, che soprattutto chi si occupa di questa materia vuole mettere in evidenza. C'è chi parla di una meritevolezza definita maglie larghe, cioè targata, diciamo, soprattutto con l'attributo della gravità della colpa. Quindi non sarà, sembrerebbe che non sarà più valutata la colpa lieve. La colpa lieve cos'era? Era quella valutazione troppo restrittiva, troppo stringente, che ha creato proprio problemi alle varie omologhe o alle aperture degli accordi con i creditori. Colpa lieve era colui che comunque si era anche sovraindebitato gradualmente. Ora, badate bene che la meritevolezza viene valutata secondo un ragionamento stantio e conservatore, cioè il giudice che interpreta il sovraindebitamento solo collegato ad uno shock esogeno,
mi sono sovraindebitato perché mi sono separato, quindi evento sopravvenuto, ho perso il lavoro, è morto il parente che stava in casa, che lo aiutava e che per ragioni di legame parentale non avrà la pensione, per cui quel sovraindebitamento differito ormai non può essere, non aveva più l'aiuto, no, del parente che lo aiutava in casa, per cui si è sovraindebitato. Sono tutti eventi sopravvenuti, ma ci sono anche delle situazioni nelle quali pensiamo ad una famiglia monoreddito, ok, dove praticamente l'unico che lavora è il papà, è il marito. La madre non lavora, fa la casalinga, due figli che sono studenti. In questo caso ha sempre avuto sempre lo stesso stipendio questo signore, anzi forse fa anche gli straordinari per guadagnare quella 100 euro in più. Ebbene, una persona di questo tipo, ma 100-100 ha fatto ricorso da quando è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato ai vari finanziamenti, no? Quindi per andare avanti, perché altrimenti non ce la farebbe, perché mediamente una famiglia di quattro persone nel sud si mangia almeno una volta a settimana carne o pesce, tra i pagamenti e le utenze varie se ne andranno via sui 1000 euro, ok? 1100, 1200 anche, e con uno stipendio di 1600 euro o 1700 diventa abbastanza difficile di fronteggiare le spese anche ordinarie e straordinarie. Basta uno squilibrio di 1000 euro al mese, una spesa imprevista che ci si accappotta, lo squilibrio di cui vi dicevo prima. Ebbene, questa situazione, seppur non collegata, diciamo, a degli eventi molto spesso straordinari, cosa ha comportato? Che molto spesso queste persone, il caso classico, si indebitano. E che cosa fanno? Fanno cessione del quinto, poi fanno una nuova cessione che estingue la precedente cessione, poi fanno altri finanziamenti per evitare diciamo, perché sono troppo preoccupati dei vari prestiti, delle varie linee di credito, quindi fanno un unico finanziamento di consolidamento per estinguere i precedenti. Ebbene, questo, che non sembrerebbe collegato, no, ad un evento imprevedibile, al famoso shock esogeno, è in realtà comunque una situazione di indebitamento graduale che va valutata, va considerata come possibilità per accedere. Io ritengo che sia meritevole questa persona, dove praticamente le spese, si è visto le spese aumentate, e seppur non collegato il suo sovraindebitamento, ma la sua difficoltà ad andare avanti, a poter riuscire ad avere una possibilità di ridurre la sua massa debitoria, ok? Quindi di fronte a queste situazioni, oggi sembrerebbe che l'indebitamento cosiddetto graduale è dovuto anche all'applicazione di commissioni, di interessi ultralegali che si sono verificati, che se voi andate a analizzare i vari singoli contratti, verificherete che se lui ha chiesto 10, in realtà non gli hanno mai dato 10, ma gli hanno dato 8, solo che deve restituire non più 10, nemmeno 8, ma deve restituire 20, perché nell'ammortamento, nel rateizzo, la banca deve essere pagata nei suoi corrispettivi e nelle commissioni. E molto spesso quando si fanno nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti finanziamenti, le banche non ti vanno a ridurre il debito precedente estinto anticipatamente, perché c'è l'obbligo di ridurlo, perché si sono magnate, come si dice, le commissioni up front o le commissioni, diciamo, collegate alle assicurazioni che molto spesso non restituiscono. Sono tutti aggravamenti che vanno individuati e vanno valutati in quella considerazione della meritevolezza invertita, cioè della valutazione del comportamento del creditore, che deve essere valorizzato da noi advisor, che deve essere valorizzato ed esposto ai gestori, i quali saranno poi la nostra voce nell'orecchio del debitore. Vorrei richiamare
un parere di Giuseppe Limitone, un articolo molto interessante sulla meritevolezza, di cui parlavo prima, proprio meritevolezza come shock esogeno, eventi imprevedibili, dove lui fa una critica, a me è piaciuto tantissimo questo scritto, questo suo articolo, fa una critica ad un tribunale, il tribunale di Livorno del 6 novembre del 2020, voi lo ritroverete sul caso.it del 2 dicembre del 2 dicembre del 2020, sì, dove praticamente lui dice che se si ritiene che la meritevolezza si possa riscontrare solo nel caso in cui si verifichi un evento futuro e incerto, allora pochissimi saranno di fatto i soggetti meritevoli che potranno beneficiare di questa legge, la quale all'articolo 12 bis prevede che il giudice possa omologare il piano del consumatore che non ha bisogno dell'approvazione dei creditori quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, cioè praticamente mai. Se noi consideriamo questa interpretazione rigida e quindi quell'orientamento dei giudici istantivo conservatore, noi non applicheremo mai questa legge ed è stata proprio questa interpretazione restrittiva che fine ed ora ha bloccato l'utilizzo di questa procedura. Quindi si potrebbe ricorrere solo nei casi in cui il sovraindebitamento appunto sia collegato ad un evento sopravvenuto, perdita del posto di lavoro, separazione, insomma malattia inaspettata, ma la legge non dice questo, la legge non ha affatto inteso costruire il sovraindebitamento come una situazione evento sopravvenuta, cioè come l'effetto di una causa alium deposita, dice il giudice di Limitone, ma come una situazione presupposto, cioè la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge, non è l'effetto di un contegno, dunque, ma è piuttosto una causa legittimante, il che trova, diciamo, lampante spiegazione proprio nella collocazione del testo normativo e nella sua ratio manifesta, indipendentemente dalla legge 176, che è quella di far fronte al fenomeno dell'usura, al fenomeno dell'estorsione, e cioè alle migliaia di persone strozzinate già quando la legge proprio è stata emanata, che è la stessa legge che voleva aiutare proprio le persone per tirare fuori da guai, altro che evento imprevedibile e sopravvenuto. Cioè, quindi, oltre al caso di chi ha subito l'usura, che certo non può ricondursi alla tipologia dell'evento sopravvenuto e imprevedibile, si considera anche il caso dell'utopatico, del giocatore compulsivo non capace di determinarsi diversamente, che pure si indebita progressivamente al di fuori di qualsiasi shock esogeno. Quale colpa avrebbe chi ha dovuto, diciamo, contrarre i debiti in uno stato simile di necessità, di malattia? Che alternative aveva il consumatore, il padre di famiglia, l'unico che praticamente tiene lo stipendio e che già tiene i precedenti debiti e che improvvisamente la moglie deve intervenire, diciamo, chirurgicamente per una ricostruzione, diciamo, dei denti, per esempio, e non sa a chi rivolgersi e si rivolge a chi? Magari alla finanziaria, all'ennesima finanziaria che seppur gli dà il finanziamento, lo massacra ancora di più, perché in realtà lui non potrebbe chiedere ulteriori soldi. Allora, in questo caso, l'ultimo finanziatore, che tipo di responsabilità ha rispetto ai precedenti finanziatori? E in ogni caso, questo tipo di percorso, anche per l'ennesimo finanziatore, può portare ad uno stralcio del debito? È meritevole in questo caso il padre di famiglia? Ma che alternative aveva? In realtà, come si è detto, la legge copre situazioni ad essa pregresse, allo stesso modo di quelle che si sono create in modo improvviso dopo la sua emanazione, perché non è affatto fuori di luogo declinare l'applicazione anche ai casi in cui il sovraindebitamento sia il mero frutto di un processo graduale, durante il quale nessun rilievo colposo può essere mosso, diciamo, al sovraindebitato circa le cause che lo hanno condotto a quel punto, ma perché è un gioco forza, no? E anche perché l'utilizzo
dei prestiti al consumo è una cosa, diciamo, che riguarda un po' tutti, mentre certo non gli si può precludere l'accesso alla procedura perché si rendeva conto di sovraindebitarsi, visto che comunque non ha creato con colpa le condizioni di base del maggior debito. Quindi essenziale rimane l'esame delle ragioni, sia soggettive che oggettive, che hanno determinato il sovraindebitamento. È un bisogno essenziale o voluttuario, bisogna chiedersi. Cibo o vacanze? Il percorso di studi del figlio o la borsa Prada alla moglie? Certamente se io ho speso in modo sconsiderato, è ovvio che va valutato e non può essere considerato quello un soggetto, come dire, meritevole della valutazione positiva per ottenere un'omologazione. Ora, il vecchio testo dell'articolo 12 bis, terzo comma, prevedeva che il piano presentava al consumatore che aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che aveva corposamente determinato il sovraindebitamento anche a mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità, non poteva essere omologato. Questa espressione è stata cancellata dall'emendamento, probabilmente per l'auspicio, come dicevo prima, di rendere meno farraginosa l'applicazione della legge 3 del 2012 e attivare una più estesa applicazione della procedura di composizione della crisi. Ma i giudici lo faranno? Applicheranno veramente questo criterio? O rimarranno al loro atteggiamento, alla loro convinzione? Non tutti, sono giudici che hanno applicato come diritto vivente l'innovazione già prima della legge 176. C'è da dire infatti che alcuni fori prima di questa riforma natalizia si erano già espressi a favore del debitore, in linea con le novità. Lo stesso Tribunale di Napoli con il giudice Graziano, ma il Tribunale di Ancona, brillantemente il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, vi segnalo di leggere, per chi non l'ha fatto, un provvedimento del 2 dicembre 2020 che è proprio chiaro, la palissiana di come dovrebbe essere interpretata la legge 176, che riporta poi l'esempio che vi ho indicato prima del padre di famiglia con i figli che vanno all'università. Con la legge 176, per verificare la meritevolezza del consumatore, non si deve quindi più fare riferimento alla colpa lieve o alla sua imprudenza. L'emendamento espressamente prevede l'inammissibilità della proposta da parte del consumatore quando questi è stato colpevole gravemente, malafede, frode, cioè si esclude che nella valutazione della meritevolezza del consumatore si possa utilizzare la colpa lieve, cioè come non valutazione dello stato di sovraindebitamento. Ma se io ho una difficoltà, avendo tutte quelle spese, portando sempre prima la situazione originaria, e in realtà utilizzo finanziamenti non perché voglio fare un viaggio alle Maldive, ma perché effettivamente sono in difficoltà, mi si è rotto la lavatrice e non so come fare, e quindi c'è un'improvvisa spesa che io devo sostenere, mi si è rotta la macchina per andare a lavorare, devo fare un finanziamento per comprarmi una macchina sia pure usata, è comunque un nuovo finanziamento che si aggiunge ai precedenti. Okay? Bene, bene. Monica, se sei d'accordo, la nostra oretta sta per terminare, sì. Sempre molto esaustiva e tecnica, però volevo lasciare anche un attimo un po' di spazio alle domande, se c'è qualche domanda in particolare. Io ne avrei una, però lascio prima lo spazio a qualcun altro se volesse intervenire col permesso del dottor Verdone. Allora, no, assolutamente, guarda, ci sono delle mani alzate, vedo, sì. Quindi chi vuole intervenire può farlo accendendo la web, e chiaramente vi chiediamo domande molto brevi e concise per risposte brevi e concise in maniera da essere nei tempi. Grazie. Prego. Allora, vedo due mani alzate, se altrimenti proseguiamo. Allora, faccio io la prima domanda, se è possibile.
Certo. Allora, Monica, tu hai parlato prima di oggettività, diciamo, di questa procedura, cioè ci devono essere delle motivazioni oggettive e che a volte ci sono anche dei malfattori che per non pagare i debiti cercano di, diciamo, raggiungere queste operazioni, diciamo, di fare questo tipo di operazioni. Però volevo sapere, il comune debitore, la persona, diciamo, di ordinaria amministrazione, quali costi deve sostenere per affrontare questa procedura? Perché non sono ancora ben noti, cioè bisogna rivolgersi semplicemente a un organismo di mediazione, a un professionista, è gratuita? Se ci puoi chiarire, perché parecchi clienti mi chiedono e quindi vorrei che si chiarisse una buona volta questo aspetto. Allora, la questione dei costi, tu colpisci un nervo scoperto perché in realtà c'è un vuoto normativo sicuramente. Ci sono dei costi per il deposito, dell'istanza, costi vivi che vanno dai 170 ai 200 euro presso gli organismi di composizione della crisi. Quando io prendo un incarico, faccio un'indagine sull'OCC di riferimento, verifico se l'OCC applica nel suo regolamento i costi in percentuale, cioè gli acconti. Ci sono per esempio l'ordine di commercialisti, alcuni ordini commercialisti, le OCC costituite presso l'Odcek, che chiedono un acconto, in genere il 30%. Questo acconto, questo parametro viene valutato sulla base del valore della massa attiva e della massa passiva, in base al 2M202 del 2014. Per cui loro applicano questo. Per evitare di aggravare molto la posizione del cliente, dell'utente, allora io in genere vado a scegliere magari l'OCC che opera in prededuzione, quando il cliente è in difficoltà. Anche perché in realtà questi costi iniziali forse dovrebbero essere messi in prededuzione. È anche vero che però l'OCC, nel momento in cui si fa firmare un contratto, nel momento in cui l'omologazione non vada avanti o comunque venga risolta, comunque il debitore cambia idea, è giusto che l'OCC, nel momento in cui diciamo, ha promesso che si fa pagare alla fine, allora a quel punto, se cambia idea per il lavoro svolto, è giusto che l'OCC, cioè rappresentato al gestore, venga pagato. Questo poi dipende molto da caso a caso. È la stessa cosa dell'incarico che viene dato all'avvocato. Anche l'avvocato che prende in carico questa posizione, se io come avvocato devo fare il piano, lo devo strutturare e devo fare tutta quella che è l'istruttoria e mettere in evidenza anche quello che è il comportamento non meritevole del creditore, no? Che magari ha sovrafinanziato, indipendentemente dallo stipendio, no? Perché ha superato un terzo dello stipendio e non ha considerato che magari aveva già precedenti linee di credito, vuol dire che in quel modo quel creditore ha violato quella che è la normativa del merito creditizio. Di tua esperienza, che percentuale di successo presto nei fori, diciamo, di competenza hanno queste procedure, in base alla tua esperienza, più o meno? Ma, cioè, come dire, dipende da tante varianti. Innanzitutto le procedure sono caratterizzate da una raccolta documentale. Se c'è un rallentamento o comunque i documenti non sono adeguati a quello che dice il cliente, molto spesso la procedura si affossa. Se invece ci si attiva e si effettua una buona raccolta documentale, si fa una buona ricostruzione cronologica, mettendo in evidenza il comportamento di aggravamento anche del creditore, comportamento che, vi ripeto, non è solo quello di aver superato il limite del merito creditizio, ma anche quello di aver applicato usura, anche quello di aver applicato interessi anatocistici o commissioni che in realtà non erano dovute. Tutto questo va fatto già in partenza, non alla fine, quindi va fatto alla base. Un buon avvocato che ha anche competenza
in materia bancaria e finanziaria può essere una utile marcia in più, così come un avvocato che ha l'aiuto anche di un tributarista può essere utile nell'individuare che molto spesso le cartelle esattoriali sono oggetto di prescrizione, e questa rilevazione della prescrizione, se non è stata fatta valere nella porta principale, va fatta valere nella finestra della procedura di sovraindebitamento. Qualche giorno fa è stata emanata un provvedimento della Cassazione che dice proprio questo, cioè ci sono molti casi in cui i debitori aderiscono, okay, all'adesione agevolata, poi non l'hanno pagata, allora questi debiti rientrano, poi vengono ripresentati le procedure di sovraindebitamento. Quell'adesione non vuol dire il riconoscimento del debito, ma piuttosto vuol dire: guarda, io aderisco per evitare che tu mi metti in mora, che mi fai il pignoramento, che okay? Cioè, è una costrizione. Il fatto di aver aderito non vuol dire riconoscimento del debito, ma non vuol dire nemmeno che io ho interrotto la prescrizione. Quindi la cartella prescritta, l'avvocato o il gestore deve, per aiutare il debitore, la deve mettere, la deve far rivalere nella procedura di sovraindebitamento. Perfetto. Qualche altra domanda? Bene. Allora, se non ci sono altre domande, ci fermiamo, vediamo un attimino se c'è qualcuno che ha alzato ancora. Valentina De Bernardis, ha alzato la mano per una domanda? Non c'è. Ha dimenticato la mano alzata. Bene, allora... intanto permettetemi di ringraziare Monica per la sua relazione, perché è davvero estremamente interessante e tocca un argomento che forse in questo momento è ancora più importante da chiarire per tantissimi aspetti, che non dobbiamo dimenticare che stiamo vivendo una delle peggiori crisi economiche insomma degli ultimi 20-30 anni, suppongo. Quindi tante persone si stanno trovando in grossissime difficoltà, e questa normativa dovrebbe diciamo risollevare le sorti di tantissime famiglie che si trovano appunto strette nella morsa del sovraindebitamento. Benissimo, ringrazio tutti i partecipanti, a questo webinar. Ringrazio l'avvocato Angelo Della Pietra per aver davvero messo tanta energia nell'organizzare questo evento per ANCIP Academy. Ancora grazie all'avvocato Mandico, che mi auguro di poter avere ospite nei prossimi eventi della nostra Academy, e do un cordialissimo saluto e arrivederci a tutti.